conferma. Non fare attacco forzato il secondo. Avete fatto un casino della Madonna di scambi con il primo che l'avete regalato a Frese che non sa murare. Annullato! È inutile, non cadranno neanche a Milano. Neanche a Milano, se lo fanno loro, lo fanno. Si battono per esperienza. Fresia, c'ha palla a filo, entraci e muralo. Che ci fai? Che te la linea con palla a filo? Pacchioni, c'ha palla a filo, entra in campo, l'abbiamo fatto! Tanzani, ti alza la palla, sta zitto e attacca. Okay, io non voglio sentire merda, devi stare zitto. Battuta. No, fuori. Palla è fuori. Conferma. Per il secondo punto. Fondo campo, fondo campo. Perfezione. Sì, è giusto, però perché corto? Il muro è lì vicino a te, il difensore è lì in diagonale. Fondo campo e fai finta. Cambio, due punti, vanno a 12. Perché il cut corto? Fallo a fondo campo. Ma devi spingere sul fondo campo. Devi saltare, Marco. Non puoi fare queste cose. Secondo tentativo. Allora prendi punto. Non ci togliere il braccio, anche se valuti male la palla. Difendila, rigiochi, non vedo che sia il problema. Conferma. Bravissimo Leo, proprio bravissimo. Molto bene. Fallito. Fredia, quando lo capisci che la palla va a fondo del campo? Cioè la difesa Leo da fuori campo a lì, in tuffo. Marco, basta di dimostrare di essere stanco e fare le alzate a caso. Che è a caso secondo me. Terzo e ultimo tentativo. Fuori. Primo tentativo. Battuta. Bellissima cosa, poi non dovete dormire. Uno e due, hai fatto un colpo e la Madonna, ma cosa cazzo guardi? Stanza in difficoltà, la tira di qua come se non lo facesse mai, ma lo farebbe un qualsiasi difensore. Devi essere a muro e spaccargli in faccia quella palla. Battuta, secondo tentativo. Quanto cazzo è meglio fare la rincorsa corretta, vero? È meglio. Tu dici? Conferma! Giusto. Bellissimo. Bellissimo. Un punto. Fredia. Cioè, è in campo. Ma fai un colpo lì.
Cioè, se fai lì, non devi fare, non dovete. Trovo tanto di là, allora. Perché continui a uscire fuori dal campo, stai un metro dentro e fai uno shot line e fai punto. Basta fare queste rigiocate che tocca il pallone in cacca. Secondo tentativo. Cioè, terzo e ultimo. Occhioni, smetti di essere storto. Vai, dritto e fai extra. Ma questa è un po' aperta. Ma non chiamare apri allora. Allora ammazzati, ti devo rispondere. Conferma. Bravissimo Fresia. Due punti, vanno di là. Cambio. Anche loro. Primo tentativo. Non toccare la rete. Ragazzi, è veramente. Lo capite che se difende Leo, se c'è un qualsiasi persona normodottata, questa palla ve la tira in faccia. Conferma. Perde energia mentale incredibile, siete fortissimi su palla, vicino aperta, perché gli schemi, a che servono? Annullato primo, secondo tentativo. Perfezione assoluta stanziale. Bellissimo, bellissimo. Conferma. Annullato secondo. Serve la concentrazione in alza da Pierretti. Ok? Non sei concentrato perché stai pensando agli errori, non li puoi più correggere gli errori. Vai ad alzare per il compagno e prenditi il cazzo di punto. Allora, questo è stupido, ok? Perché se ti lascia al buco, ci tiri forte. Se vuoi fare lo shot, passi sopra il muro. Cambio. Sono ancora 10, battuta. Troppo staccato a rete, non chiudere il colpo. Lavora di polso alto sul fondo campo, non nel metro. Primo fallito, secondo tentativo. Ora ha senso. Ora è un attacco. Conferma. Buono. Annullato. Terzo tentativo. La devi tenere vicino a te. Come fai non mi interessa, però questo non va bene. No. Conferma per terzo tentativo. Non ha senso questa battuta, né tattico né tecnico ha senso. Un punto, vanno di là, ecco quell'altro. No, sei riuscito a battere storto come quando attacchi Macchioni, è un nuovo trend adesso. A 12, battuta. Salti in difesa, allora, dai, che errori da mini volley. Conferma primo tentativo. Non così alto, non così alto, non c'è niente. Attacco bello, ma non così alta, è la tecnica, è corretta, perché la spingi così in alto però? È a destra, lì vicino a te, il destro può giocare comodamente i palloni bassi, purché non siano attaccati? Che cazzo te ne frega di metterla così alta? Un punto, secondo tentativo.
Continua a non avere valore né tecnico né fisico. Il tuo corpo va verso Fresi e tu vuoi battere su Macchioni. La finta in battuta non esiste. Questo è uno sport, non è pallavolo. Conferma secondo. Bella battuta. Bellissimo. Perfezione assoluta. Due punti. Questo è giocare a beach volley. Ora ci siamo. L'alzata è perfetta, Macchioni. Visto? L'hai tenuta un po' più bassa, però era corretta. È destro. Annullato. Stanzani, sono molto innervosito dal tuo spostamento in difesa. Ha attaccato da fuori l'asta, tu devi essere lì. Io non ti voglio vedere difesa in terra. E ti sei buttato. Non è accettabile. Sei il difensore dietro, non sei due metri, non hai il fisico per coprire il campo, ti voglio tatticamente lì in difesa. Se tu ti butti è un fallimento per tutti. Cambio, avete perso il terzo tentativo, due punti di là. Non lo posso accettare, mai. Devi essere lì in piedi e alzarla per il compagno che attacca di seconda, non il compagno di seconda che attacca perché ti vede in terra. Sono ancora a 12, battuta. Non fare colpi d'attacco che non esistono. È fuori. Fai un colpo d'attacco vero e nessuno dice che è dentro o fuori. Secondo tentativo. Conferma secondo tentativo. Troppo alta la palla, è in cazzo, non serve un cazzo, vai lungolinea e fai punto. Secondo dopo fallito, perfezione assoluta. Ci arrivi Macchioni, ci arrivi. No, 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 no. Terzo fallito. Rimangono a 12. Non so quanto state voi. 11, giusto. Battuta, primo tentativo. Conferma, se chiama apri e vai indietro di culo è un casino, No, questo è forza, ecco, questo è esattamente forzare un attacco, perché senza rincorso nel giusto attacco, l'attacco forte lo forzi, sì, e vai in errore il più delle volte. Primo fallito. Giusto, abbassa l'alzata, non così alta, non serve un cazzo. No, l'alzata deve stare molto più bassa, ma dove siamo? Conferma! Bello Leo, bravissimo. Punto, terzo tentativo, ancora più basso, la metà. Devi concentrare sulla precisione, non su quanto alto il pallone. Bella battuta. Ottima altezza. E gli la passa. È giusto, fuori. È giusto. Due mani oppure attacchi per davvero. Il passaggio, fallo a casa tua. Giocatore che passa la palla per vincere. Io devo capire in che mondo doveva cascare quel pallone. Braccio basso, perché così? Perché non l'hai steso subito su invece di fare tirare su e fare questo?
Ma cosa ci arrivi tardi? Lo abbassi apposta, lo abbassi, salti così, salti. Stendile su alte e colpisci di extra d'azione, attacchiamo sto pallone. Secondo. No, così alto. Cioè, capisci che dal centro, porco dince, è chiuso di più il pallone che dà la palla perfetta aperta da sinistra? Quanto è assurdo questa sua cosa? Conferma. Però ecco, questa è una troiata, perché come al solito gesto d'attacco e tiri il braccio al gomito, deve finire qua, non qui, qua. Un punto, terzo tentativo. Frenzia, lì smetti, usci fuori al campo. Stai in campo, non fai lungo linea, ti murano diagonale, difendo diagonale, non cadrà mai quel pallone. Per la conferma. Bravissimo Macchione. No, questa è una cazzata. Due punti, vado via. Ti ha dato palla perfetta, sono staccati a prescindere perché sai che fai quel colpo, infatti c'è, eh? Devi attaccare. Quello non funziona più, gliel'hai fatto due volte su due, era già lì. Vanno a 16. Ancora 12 qua. Bella battuta. Meraviglioso. Così non potete perdere mai così. Conferma, Foroni stacca, fa solo shot, non ha mai attaccato forte. Un punto. Se passava era passata. Questo è brusco. Meno male. È troppo staccata la rete sta palla, non ha mai senso questa. Conferma. Annullato. Braccia sulle palle, schiena lì indietro, talloni piantati in sabbia. Terzo tentativo. Valore, ti sono entrati sempre, se posa accanto alla riga non è un problema, eh. Il problema in realtà sta che Pirretti, questo vale soprattutto per te. Il problema è il seguente, ok? In una coppia normalmente battono su uno, normalmente batteranno su Stanzani e fin qua lo accettiamo tutti, ok? Però se Stanzani mi fa come stasera 100% di cambio palla e c'ho il mio attaccante di alzata di muro che uno su due passa il pallone di seconda agli avversari, rompe il mio ritmo. Se ci fai caso, tutte le volte che tu sbagli il tuo cazzo di attacco in seconda, Stanzani sbaglia l'attacco. Pensaci. Il primo perfetto da World Tour, il secondo manca la palla. Cosa c'è nel mezzo? Pirretti che passa la palla a stile Foroni di seconda. Se io ho il compagno che mi dà il 100%, che cazzo me ne frega attaccare in seconda? Faccio punto. Cioè, le foto, le ripeto, le facciamo sul podio, non in volo mentre passiamo la palla. Quelle non ce le ricorda nessuno. Battuta. Bellissima palla. Perfezione assoluta. Giusto. Non c'è la rimporsa, non puoi fare più. No, due mani. Rincorso, voglio tre passi là, qui gomito alto e colpo d'attacco, non lo fai punto, lo capisci? Conferma. Se fai la rincorsa, ma tu guarda. Conferma, leva, abbassa sta cazzo d'alzata.
No, ti fai male. Però le strutture sono così, ragazzi. Certo, se Marco voleva ricevere, non ne aveva voglia, ne ha fatto il suo, ha fatto un punto, basta, poi dare il resto lo tagliamo. Terzo tentativo. Macchioni, dai! Cioè, stai spingendo il pallone con la torsione di corpo, non c'è il... Tu fai questo, stai che fai? E il braccio non si muove. Conferma. Centro mia, ok? Però Marco, rimango sgomento perché gli fai un punto bellissimo, perché hai fatto due punti veramente belli, e poi il secondo me ne lavo le mani, il mio l'ho fatto. Ricezione tutta storta, scemo, centro mio, ti copro io, niente, mi dai anche fastidio. Cioè, fantastico. Cioè, Leo non può vincere 3 contro 1, ne sei consapevole? Non so a quanto siete battuta. 16. Questa si è fermata in volo. Cioè, avrei fatto uguale anch'io, non è proprio, si è proprio fermata in volo. Primo andato. Non vedo dove sia il problema, ragazzi. Si ferma in volo la palla, sono cose che capitano. Ma perché l'extra? Sei a destra, lo tiri dritto e hai fatto punto. Ti ammazzo io questo. Perché devi prenderla con i lati? Spingi dritta. Ah, aspetta, io lo so perché, appena fatta di corsa al contrario. No, è fatta secco, prendendo col destro. Ora che mi è venuto in mente. Terzo tentativo. Fuori, giusto. Stanzani ammazzati. Rimangono a 16, è tempo di recuperare, hanno mollato. Come ci si aspetta dai perdenti. La palla è fuori, conferma. Giochi e punto tu, non si aspettava nessuno. Hai giocato veramente bene, tempo di muro splendido. Credici, Dio santo. Perfezione assoluta a Stanzani. Conferma. Dai. Dai, è buono, è buono, è buono. Sono sgomento, l'azione fantastica contro il gioco perfetto, sei andato a sbadigliare su quella palla. Perché non eri a te, voi volevi difendere quel pallone invece di alzarlo. Terzo tentativo. Ma chiamagli senza però, eh. Ha staccato senza muro, ha rischiato di tirarlo sul foroni. Invece lì doveva fare polso diagonale perché Leo si era centrato. Già sul centro del campo Leo quella palla dovevi difendere te. Conferma. No, 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 ragazzi, così non me lo potete fare. Cioè, così non lo posso accettare. Cioè, io voglio che vi scontriate per prendere questa palla. Così non me lo posso, non me lo accetto, mi dispiace. Così mi fa troppo incazzare. Un punto e basta. Che avete giocato bene tutti i primi punti, le confermo una merda. Non basso il bagno, alto e muovi il piede, però non devi allargare, è un accosto, se ti allarghi sei instabile. Secondo tentativo. Hai sbracciato. Bravo. L'idea della nocca, Pirretti, è giusta. Però rimane il solito problema. Se tu attacchi di... No, non c'entro cazzo. Se tu attacchi di seconda,
devi metterla in una traiettoria che è fuori dalla tua rincorsa d'attacco. Ok, tu hai tagliato la rincorsa così sulla diagonale perché sei a sinistra, lei l'unica cosa che ha fatto è mettersi sulla tua traiettoria diagonale. Quindi la nocca è giusta, però se la fai sulla tua traiettoria di diagonale la metti in fondo al campo, se no la giri incontro, quindi salti di qua e giri, perché lui da lì ha colto solo dall'altra parte, l'ha fatto altro, senti che l'hai colto e trovato, conferma, non ti sei allargato. Allargati bene sulla palla, comunque le palle così più basse vanno bene. Un punto, macchioni. Palla bassa, ok? Non si è allargato, la palla lo scavalca, scatta in lungolinea. Perché non può fare da sinistra questo con palla bassa, prende la rete. Lì devi essere intelligente te e partire. Fine, quel che succede, succede. Battuta, terzo tentativo. Bellissimo. Pirretti, purtroppo questo non ha senso, perché loro stanno giocando fissi in difficoltà, sono molto sporchi, non hanno delle buone alzate e tu stai murando in spostamento come se attaccassi nel schema di gioco rapido. Ci pensi quanto è assurda questa cosa? Li rendi tu forti, eh? Tu devi saltare dritto, fottertene di tutto e stanziare e difendere il pallone. Niente, a scorrimento così. Conferma. Giusto, vedi? No, ma Marco, non ha fatto neanche un passo di rincorsa. Vieni via, anche un passo. Non ha fatto neanche un passo di rincorsa. Okay. Non può attaccare forte. Ha attaccato su un piede che al contrario. Cambio, di là un punto. Avete fatto una splendida azione di gioco, valorizzatela. Perché non tenete la fatica che fate quando la fate bene, porca puttana? Era bellissima quell'azione di gioco, la copertura era splendida, era perché vi siete buttati entrambi, voleva dire che cazzo tenevate. Quanto siete? Sempre 16. Battuta. Bravissimo Stanzani. Le battute che si fermano in volo era veramente da tanto che non le vedevo. Non so come l'abbia sbloccato, ma porco Diaz. Secondo tentativo. Scusa. Macchioni, sei a sinistra, ok? Hai la palla qua e sei al centro del campo. Perché devi attaccare così? Prendi la palla, entra in rotazione e punto. Cioè, è il colpo più forte del giocatore destra a sinistra. Hai già vinto. Perché tiri forte al centro che va sicuramente fuori? La diagonale è più stretta. Terzo tentativo. Chiamagli la palla però, così non mi sta bene, eh? Perché non vede un cazzo? Qual è il problema adesso? No, ingoia, aspira tutto, butta giù. Non si butta via niente. Sì! Conferma! Sei fuori dal campo, vai a fare in culo! Foroni, ascolta, vedi che è fuori dal campo, può fare quello o quello. È fuori dal campo, è scemo, non è normale, poverino. Che cazzo di salti avete? Quando siete stanza di Pirretti? Vai! Loro sono a 17. Molto bene. Non devi frustarla, la fasci alta, non frustata. Così è una battuta flottante dritta, la fasci e punto. Conferma. Annullato. Aspetta entrare in alzata. Aspetta. Poi qualunque cosa succeda con la palla lì, la devi tenere alta. Poi la giusta stanzata.
A tal così non serve un cazzo. Bravissimo Stanzani. Tenetevi la palla più bassa e staccate le braccia dal corpo. Andiamo. Fuori l'astra. Perfezione assoluta. Stanzani, accompagnala con le gambe e tienila più bassa, non deve ruotare questo pallone. Se ruota tu alzata in bagnera è gravissimo, peggio che il palleggio. No, questo è il punto. Terzo tentativo. Perfezione, così si gioca. Conferma. Annullato, un punto di là, Stanzani, Biker diviso, braccia basse, niente gambe, tutta schiena sotto il pallone. Non puoi calare così tanto in tecnica di alzata, è inaccettabile. Vuol dire che quando incontrate una coppia di pari livello perdete, per stanchezza. Perfezione assoluta Foroni, grazie. Conferma. Foroni, apri bene la mano, tieni la rigida, vai in chiusura di polso. La voglio nel metro quella palla. Perfezione assoluta Leo. Un punto. Non fare torsione di schiena su difesa forte, Stanzani, andiamo. No, siamo tornati a zero però così, eh? L'ho capito, però non va bene così, eh? Così non va bene. Conferma. Porta la rete, molto bene. Leo, però entra lateralmente, perché entri a filo? Entra di lato che così ti trovi frontale, tanto può fare quello e basta. Cioè se ti tuffi almeno la palla va sul mare, se ti tuffi così la palla ti esce. Terzo tentativo. Accompagnano con le gambe, non è neanche aperta, è staccato 2 metri da rete, su. Cioè, la rilascia di era molto buono, dai. Conferma! Bellissimo! 2 punti, di là! È perfetta l'alzata, non so quanto state ragazzi però... Serve un cazzo così, Pierretti, proprio a niente. Conferma. Oh, che bello. È giusto. È un errore corretto, però devi usare il polso, non puoi farla di rimbalzo a mano piatta. Okay? È tutto giusto, alzavi, è tutto corretto, però devi concludere, devi andare ad attaccare, non passare il pallone, attaccare. Un punto, secondo tentativo. Terzo tentativo. Se fa questo, pazienza.
Pirretti, non devi abbassare il braccio, Pirretti. Shot line fondo campo. Cambio. Quanto state presa qualcosa? Siamo attacco forzato, non si forzano gli attacchi, si fanno gli attacchi. Ok? Quindi se tu dai più forza al pallone, ma tanto non salti, non fai il corso, non fai il gesto, la palla è fuori. Conferma. Bellissima battuta. Bravissimo Stanzani. Fresia, vai a fare in culo. Proprio vai a fare in culo. Ho capito, ma tieni la palla alta, sei in stacco, c'è la palla lì, basta tieni alta, perché la metti a rete? Punto! Bellissimo. Bravissimo. No, 4-10. È questo. Cioè, mi sono concentrato, ma l'ho scogliato. Hai alzato di controgioco, ma stai alzando così. Questo non è un bug. Perché fai così, tu devi unire le mani e avere il piatto del braccio. Terzo tentativo. Bellissimo Macchioni. Conferma. Vedi ancora, unisci le mani. Tira fuori le braccia. Bravo Stanzani, bravo! Due punti, di là! Ottimo così, così è giocare a beach volley. E prendersi beffa del difensore che pensa di essere forte e parte in anticipo. Bravo Stanzani, sono proprio fiero di te, cazzo. Quanto state Pirretti e se Pirretti... 18 per Foroni e quell'altro. Ok. Bravo! Frenna, dai un colpo alto! Non te l'avrebbe contestato nessuno il tocco della rete in quella situazione lì, proprio sereno, anche con l'arbitro. Pirretti, devi imparare a essere attento sui giocatori. Tu stai saltando come se da questa parte ci fosse da Lauser. È inutile. Questo è un lavoro, loro sono un lavoro del difensore. Il muro qua è per posizione e palla corta. Ok? Perché loro non tirano forte nel metro. Loro lavorano con palloni medi, neanche buoni, su fondo del campo. Quindi se tu la tocchi, rompi il cazzo a chi difende. Tu devi murare i palloni che stanno dalla rete a 20 centimetri. Basta. Il resto è inutile. Conferma. Anzi, non capisco però quale sia il problema tutte le volte che battono un centro. Cioè, è un delirio. Terzo tentativo. Secondo l'hanno sconfottato, ora prima hanno fatto punto e ora... Conferma. Devi stare fermo lì Macchioni, alla palla sul centrocampo, rimani fermo perché probabilmente essendo destro va a fare di intrarotazione, non può tirare in diagonale, sennò prende la rete. Quindi tu non balzi al centro perché comunque si è scogliato la ricezione, è imprevedibile. Ti piazzi fermo e vai a difendere quello che riesci. Se salti al centro lui sicuramente la mette dall'altra parte perché ti vede e la manchi per questo. Due punti, Foroni, Leo. Thank you.
Molto bene, Fresia. Se la palla è a filo, due mani e gli contieni lo shot. Conferma. Andiamo a vincere, su. Perfezione assoluta. È così difficile fare questo colpo da sinistra? È così impossibile? Cioè, è imprendibile. Sono a 20. Hanno due match point. No, Stanzani, devi muovere i piedi, la palla va al rallentatore. Questo non è accettabile.